Non sarei poi così terribilmente pessimista, sul fatto che ormai la politica sia ridotta alla Grillo, che è una figura. Grillo impersona, secondo me, meglio di molti altri personaggi, il peggio dell'italiano, è l'arcitaliano del peggio, dicendo: ma chi è tra i personaggi attuali quello che impersona di più i difetti degli italiani? Chi possiamo dire che sia? Allora si sono buttati lì alcuni nomi, uno subito ha detto Mussolini, che non è vivo, ma è, insomma, è un personaggio ancora presente. Risposta un po' facile, diciamo. Ecco, un gioco facile, ma No, la quindi è risposta. meno facile di quanto sembra. Un altro ha detto Berlusconi, Facilissima anche questa. un altro ha detto Andreotti, quindi personaggi molto diversi, Già, e ci sono. qualcuno ha detto Grillo. Allora, io che partecipavo a questa discussione ho detto Grillo, è vero, Grillo, perché è l'italiano anarcoide, sempre vittima, mai carnefice, perché tutto quello che gli capita non è mai lui, che tutti i mali che lui subisce, che il paese subisce, sono sempre colpa di altri, mai, mai.